Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Massimo, Federico, 95 vita e benvenuti finalmente al 25esimo episodio di Pokémon Nero 2 Randomizer Nuzlocke. Oggi ragazzi ci troviamo sempre qui a Gresalopoli, dove off camera ho fatto allenare il tutto il mio team, facendo arrivare tutti i miei Pokémon fino a livello 50, tranne Talpa che avrà il condivisore esperienza che è salito fino a livello 52. Allora ragazzi, ho fatto allenamento come promesso e siamo a Gresalopoli pronti per proseguire verso nord, perché se vi ricordate bene ragazzi dobbiamo arrivare nella fregata plasma, dove dobbiamo scoprire lo schimpiani del team plasma. Già sappiamo un po' quello che hanno in mente ragazzi, ma dobbiamo appunto approfondire la cosa e dirgli di piantarla, perché ci stanno veramente facendo un mazzo grande così. Allora ragazzi, altro che vi volevo dire, ho comprato repellenti, super pozioni, iper pozioni e un sacco di cose varie. Nella scorsa parte appunto eravamo entrati nella fregata plasma e battendo un sacco di allenatori e attivando interruttori avevamo battuto per la seconda o quarta o quinta volta Violante, e tra l'altro dobbiamo ribattere Violante anche in questa parte ragazzi, perché ho seguito una piccola guida in internet dove mi spiegava cosa fare esattamente. E in questa parte dobbiamo andare a nord, in questo percorso ci eravamo appunto già andati qualche parte fa, dove avevamo già battuto tutti gli allenatori mi sembra, e dovevamo raccogliere anche qualche strumento che ci siamo scordati, che è una vigorliera. E niente, il team è questo qua, e abbiamo Aragorn, Ultra Watt e vabbè tutti gli altri. Ma diamo il nostro caro amico Charagorn per primo, perché oggi voglio giocare con lui. E si va avanti di qua ragazzi. Prima di iniziare l'episodio vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Forza con sti like raga, costa soltanto un click. Dai, è così. Vi mostro la fanart fatta da Fabrizio, che mi disegna appunto una pixel art su Minecraft. Quindi ho visto che siete bravi anche con Minecraft, eh? Bravi bravi ragazzi. Qua troviamo un messaggio Risp. E seguendo la guida ragazzi, mi sembra che questa era una Mungus, quindi non lo prendo. In questo percorso già avevamo fatto una cattura, e nella scorsa domanda nello scorso episodio vi avevo chiesto: aggiungo Zoroark alla mia squadra se non trovo di meglio? E molti mi avete detto di sì. Quindi ragazzi, in questa parte tenteremo di fare nuove catture. Se non troviamo niente di buono, mettiamo Zoro. Allora ragazzi, entriamo qua, che è la fossa gigante, dove possiamo fare tra l'altro una nuova cattura. E troviamo un Bijulotta. E niente, si va avanti. Ho voluto fare quest'intro veramente rapida, perché appunto non volevo perdermi in chiacchiere, dato che dobbiamo fare veramente un sacco di cose. E si va avanti. Qua ci sono due regole del team plasma rosce, le riconosciamo per questo. Hey, eri già qui, ecco che arriva Tons. Forza, è ora di dare una bella lezione a questi furfanti. Benissimo ragazzi. Dai, andiamo, abbiamo finito qui. Finalmente, diamoci una mossa anche noi. Quindi ragazzi se ne vanno, e questo ragazzi mi sembra che era proprio la spia. Sei rimasto da solo, eh? Decidi allora tu, con chi vuoi lottare? Stupido Tonks, questo è il nostro rivale. Ma sono io, non ricordi? Quell'ex seguace del Team Plasma. Seguace, spia, per conto di Ross. Ross era l'ex, come si dice, seguace, guardiano. No, saggio, anziano saggio. Ah, non ricordo, ci stavi davvero mettendo anima e corpo. E pensare che sono tutti uguali, come abbiamo fatto a riconoscerlo non si sa. Certo, però N si è sempre dedicato ai Pokémon, e ora anche io voglio fare tutto quello che posso per proteggere dai malvagi. Capisco, se il Team Plasma non viene sconfitto del tutto, né tu né N potete mai ristabilire la vostra reputazione. Va bene allora, io vado, Federic. Benissimo, lui se ne va e rimaniamo io e lui. Oh, grazie per la comprensione. Diciamo, in giro di voler aiutare i Pokémon, ma era solo una scusa. Alla fine volevamo solo essere liberi di fare tutt'altro. Non sai quanto sono pentito. Ora vado, ho ancora molto da fare. Lui se ne va ragazzi, e qua siamo nella fossa gigante. Possiamo fare una nuova cattura e tante cose nuove, però nella fossa gigante mi sembra che ci dobbiamo ritornare tra qualche parte. Quindi ragazzi, io direi di ritornarci tra qualche parte in questa fossa gigante, perché appunto potremmo fare una cattura più avanti più interessante. Non lo so. Vediamo adesso come fare ragazzi. Comunque qua uso Surf, vi dico subito il perché. Perché ci dovrebbe essere uno strumento interessante qua sopra. Interessante non lo so, dato che è random. Vediamo che cos'è. E troviamo sottocarica. Benissimo. Metti 58. Torniamo sotto. Naturalmente i miei Pokémon allenandosi non hanno imparato niente. Soltanto mi sembra il mio amico Sandlash là, Talpa, chiamiamolo Talpa, stava per imparare pioggia danza, ma sapete che pioggia danza non gli serve a niente. Allora noi dobbiamo andare di là, ma ci sono più percorsi appunto da esplorare qua dentro, più zone più che altro per percorsi. Qua c'è un'uscita per esempio, usciamo di qua, e qua possiamo fare nuove catture tra l'altro. Non so che percorso sia questo, mi sembra il percorso 13, può essere? Boh, pietra dura. Io ragazzi cercherò di farvi una guida più completa oltre che una Nuzlocke, prendendovi gli strumenti più importanti e più nascosti. Un Pokémon qua? What the fuck, Mesprit? A random, nell'erba, livello 52 addirittura? Questo è forte, raga, questo è forte. Fuga, ce la facciamo? Ecco,
Tentativo di fuga non è... Ok, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ragazzi, trovare Mesprit qua naturalmente non vale come primo incontro. Abbiamo stabilito che i leggendari non valgono. Siamo nel percorso 13. Qua troviamo Baccavena. E Mesprit non mi sarei mai immaginato di poterlo trovare. Wow. The fuck. Tra l'altro c'avevamo anche repellente. Repellente l'abbiamo finito. È ora di riutilizzare i repellenti max. Ho comprato anche qualche Ultra Ball, non si sa mai. E ci abbiamo anche la Master Ball, tra l'altro, ancora da usare. Vediamo un po' se riesco a trovare questi repellenti max dove sono. Acqua magica. Ok, ci abbiamo più acqua magica, mi sembra. Più acqua magica? Un attimo. Eh sì, perché lui c'ha più cintura nera. Ah, lui c'ha acqua magica. Ce l'aveva già Ultra Ball, quindi ce ne abbiamo due. Bene. E mai più Mesprit, ti prego. Un altro leggendario. Che cavolo, io odio i leggendari, raga. Non è possibile, mi mandano un leggendario ogni parte. Bizzo aroma. Ci sarebbe da utilizzare forza e di prendere un po' di strumenti, ma non voglio insegnare forza a un mio Pokémon e sprecare uno slot per insegnare una MN, che mi servirebbe soltanto qua. Se mi servirà più avanti, naturalmente la metterò. Non c'è nient'altro? Nient'altro, perfetto, ragazzi. Quindi dobbiamo scendere le scale di qua e andare nella fregata plasma. Ci saranno di nuovo tutti quei percorsi che abbiamo visto nello scorso episodio, tutti quei percorsi strani per attivare appunto l'interruttore. Sarà una gran palla. Ok, andiamo di qua. Scendiamo senza bicicletta, magari. Vieni da questa parte, Frederick. Benissimo, siamo qua. Aspetta un momento, vuole provare a parlare con i suoi vecchi compagni? Vai, parli pure, parli. Ehi, ma quante volte ve lo devo ripetere, testoni che non siete altro. Il vero scopo di Gagis era quello di conquistare le gioie di Ulma. Non ha mai voluto liberare i Pokémon. Quella era solo una scusa. Anzi, i Pokémon sono stati quelli che ne hanno pagato le conseguenze. Però ne spanesti un mitaggine, nonnetto. Perché mi prendi? Non starò a sentire le frottole di uno sporco traditore. Non funziona, eh? Ehi! Salve! Levatevi dai piedi se non volete farvi male. Farci male? Noi siamo attento, piuttosto. Mi prenderò i Pokémon che avete rubato. Non vi aspetterete mica che dà ascolto alle vostre minacce. E voi, ex guaci del Team Plasma, non stavate con le mani in mano? Avete dei Pokémon con voi, no? È il momento di lottare per proteggere quello che avete veramente importante per i Pokémon. E per tutto ciò che in cui credete. Non fare discorsi più grandi di te, bambinetto. Nessuno di noi si avvicinerà alla fregata plasma. Forza, conciamoli per le feste. Ok, Frederick, pensaci tu. Facciamo come al solito. Tu occupi di quello là e io di questo qua. Benissimo, ragazzi, parte la sfida in doppio. O no, uno separato. Ok, parte la sfida contro il roscio. E vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Parte la sfida, naturalmente parte la musica gasata. Pa, 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 pa. Noi mandiamo Talpa, che è un tipo terra, è molto super efficace contro Jolteon. Jolteon, ragazzi, mosse tipo elettro che non gli faranno praticamente nulla al Talpa. E noi ci andiamo di Pantano Bomba, che praticamente ti farà malissimo. Ritiri il Pokémon addirittura, Darmanitan. Ah, vabbè, comunque. Ah, un tipo terra contro un tipo fuoco. Sempre perfetto, va benissimo così. Ok, super efficace, vediamo se riusciamo a shottarlo. No, benissimo. Ci fa nitro carica, non ci dovrebbe levare tanto, ragazzi, eh. Vediamo quanto ci riesce a levare. Un cavolo praticamente, benissimo. La tua velocità sale, ma io non mi arrendo. Ci vado di Pantano Bomba. E sinceramente, ragazzi, potrei andarci di Calmamente, così devo aumentarmi un po' l'attacco speciale. È strano però che in un Pantano Bomba non riesco a shottarlo, raga, veramente. Che palle. La sua velocità sale ancora. Che palle, io volevo shottarlo. Oh cavolo, raga. Questo ci potrebbe far male. Però ci abbiamo molta difesa. Infatti ci abbiamo molta difesa. La prossima volta sarà Jolteon. Ok, possiamo shottare anche lui. Vediamo se riusciamo a shottarlo lui direttamente. Magari brutto colpo, vediamo un po'. Ci fa tuono. Madonna, se lasciavo Charizard mi moriva male. Ok, Pantano Bomba. E ciao Jolteon, vuol dire che quel Darmanitan c'aveva molta difesa speciale. Abbiamo avuto la meglio tra il Seguace e Plasma. Benissimo, bravo Talpa, hai fatto un ottimo lavoro. Oh, ragazzi, come stanno i vostri Pokémon? Ecco per voi. Oh no, rivitalizzati Max, non me ne faccio niente in una randomizer, Kiko. Anche per te, grazie. Forza, largo! Sono arrivati i rinforzi! Ah, ci pensiamo noi. Chi ha cuore ma è debole o chi è forte ma non ha cuore. Non è degno di chiamarsi allenatore. E momenti per questo ne sono la prova. Questo è il Super Saiyan di un Saiyan di un Saiyan di un Super Saiyan che ha superato la potenza del Super Saiyan God. Ok. Ci sia, contare pure su di me.
Benissimo, ragazzi. Adesso dobbiamo andare di là. Quando ero nel Team Plasma pensavo di essere nel giusto. Volevo aiutare Annie e creare un mondo senza più conflitti. Ma non pensavo che a me stesso e il mio egoismo mi riesce cieco. Non voglio più ripetere lo stesso errore. Benissimo, tu non vuoi ripetere lo stesso errore? Manco io. Quindi, allora, ragazzi, dove c'è ancora il repellente? Qua c'è uno strumento e prendiamo questo ferro. E qua possiamo fare nuove catture, in teoria. Ma dato che non voglio perdermi in tempo e prendere un Pokémon qua nell'erba, tanto lo prenderemo più avanti. Oh, Coda Schitti, che carino. Possiamo andare di qua. E qua, ragazzi, cambia di nuovo lo scenario. Passiamo dalla pianura alle cose belle della vita del gioco. Dalla pianura, appunto, al mare, al ghiaccio. Madonna, che figata sto gioco, lo dico sempre. E non ho mai visto uno che andare sulla con la bicicletta sulla neve. Questa è una cosa abbastanza figa. E siamo qua nella fregata plasma, ragazzi. Ci siamo riusciti. Entriamo subito. Salve! Sì, continuate pure a bagliare. Tanto il ghiaccio di Gyume è ben più potente dei pilastri di fuoco di Reshiram o delle saette di Zekrom. Sì, ma non del mio Aragorn. Il fuoco del mio Aragorn arde più forte di quello di Reshiram, ricordatelo. Ok, ragazzi, sempre la frigata plasma. Raggiungiamo, andiamo di qua e vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Qua c'è Kyurem. E cosa dobbiamo fare? Sinceramente non lo so. Dobbiamo andare al piano inferiore, in teoria. Eh sì, nel piano inferiore, quindi non è questa la strada giusta da prendere. Repellente no. Allora, là, quindi dobbiamo andare di qua? Possibile, sopra di qua? No. Ok, ammazza quanto è grossa sta nave, porca miseria. Oh. Allora dobbiamo andare giù di qua, per forza. Sì, andiamo giù di qua. Oh, salve! Sfida in doppio? Tu, con quell'aria sospetta, fermati dove sei. No, lotta in doppio, raga, le odio, veramente. Ecco un'altra preda che caccia, che casca nella mia trappola. Che bella trappola, ammazza, proprio una trappola devastante proprio, ragazzi. Allora, oh, ammazza i Pokémon che c'avete, però. Garchomp e Cascoon, minchia zio, la potenza. Questi c'hanno proprio un forte, però, Andiamo, Aragorn e Ultra Watt. Allora, questa non è proprio una combo bella da usare. Allora, facciamo un bel nitrocarica su quel Cascoon. Mentre tu fai un bel e Surf non lo posso usare, ragazzi. Quindi dovrei cambiare Pokémon e mettere. Bella domanda. Chi potrei mettere, ragazzi, contro quell'Aragorn? Questo è un problema. Ok, io direi di mandare Lampo. Proverei a mandare lui. Perché è l'unico che può resistere ad attacchi di Garchomp. E Garchomp mi preoccupa tanto anche. Ok, nitrocarica. Speriamo di buttare giù quel Cascoon. Vediamo un po'. Ok, perfetto. Dovrei riuscire a mandare Dragonite. Sarebbe quello più ideale. Vediamo quanto ci leva quel cavolo di Garchomp che mi mette alquanto paura. Dragospiro. Rischierei a mandare. Rischierei tanto anche. Allora, ragazzi, facciamo così. Oddio, pure Machamp. Facciamo così, facciamo così. Ho un'idea. Allora, Aragorn, tu fai volo su quel Machamp. Credo sia la cosa più giusta da fare. Tu fai. Non ce l'ha volo, è vero. Siamo messi male, ragazzi. Siamo messi male. Facciamo un bel fulmine su quel Garchomp. Vediamo quanto riusciamo a levarli, ragazzi. Non è effetto, infatti. Madonna, raga. Meno male che. È super efficace contro il nostro Lampo. Ti prego, Lampo, no. Prego, Lampo, no. Madonna, c'ha pure Battiterra, raga. Qua siamo messi male, male, troppo male. Cosa possiamo fare? Adesso siamo messi nella merda. Nella merda più totale. Allora, ragazzi, allora, sto pensando. Calcolando che c'ha Battiterra, io manderei Crystal. E manderei il mio qua amico Ultra Watt. E fare una combo tipo surf volo. Speriamo. Boh, non lo so. Tanto Ultra Watt è lento. Ok, Aragorn rientra. Vai, Crystal. Allora, raga, qua ce la rischiamo troppo. Allora, Dragospiro su. Ecco. E Dragonite adesso subirà un colpo devastante, raga. Madonna. Urto Oscuro su Ultra su chi? Sempre su Dragonite, che cavolo però. Allora ce l'avete con lui. Allora facciamo lotta. Fai un bel Fendi Spazio su quel Garchomp. Mentre tu fai una bella iperpozione su Crystal.
Sì, su Crystal. Ok, ragazzi, così dovrebbe funzionare, almeno credo. Credo che quel Garchomp presto muoia malissimo. Mamma mia, raga. Queste sono le randomizer, quelle toste, eh. Mamma mia. Muori, ti prego. Ti prego, muori, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Sì! Ok, ok. Ok. Bel pollice in su, ragazzi. Sto tipo troppo concentrato. Calcio basso, non gli leva niente, non gli leva. Ok, andiamo un po'. Manda Bibarel. Ok, il Pokémon più forte ce lo siamo levato dalle palle. Allora, facciamo un bel volo su Machamp. Mentre tu fai un bel attacco. Tu infatti fai Acquanello. Che dovrebbe essere la cosa migliore da fare, ragazzi, Acquanello. Così che recupera un po' di PS. Quei pochi PS, basta. Basta, bastardo. Ok, recupera quei PS, ti prego. Almeno un po'. Prima che Ultra Volt calcio in basso, non ci leva niente. Ok, 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 okay ragazzi. Ok, ok. Raga, mamma mia, cioè, stiamo proprio a rischiare, ed è brutto proprio. Ok, fai volo. La fai. Borza. Pozione max. Usa su. Ultra Volt subito, ragazzi. Proprio al volo proprio. La Machamp spero muoia. Con un volo di. Forse era meglio fare fan di spazio, raga, però. Porca miseria, forse era meglio fare fan di spazio perché c'ha poco attacco. Mamma mia, è extra rapido quanto ci leva. Oddio, urto oscuro, su chi? Ok, su Dragonite, meno male, meno male. Ah, devo uccidere subito quel Bibarel. Quello mi dà troppi problemi. Bibarel. E poi fai un bel pozione max su... su Ultra Watt. Mamma mia, non ci posso pensare, ragazzi. Stiamo mettendo tipo gli anni per sconfiggere sti due. Extra rapido, quanto ci leva, raga? Oh, extra rapido è fortissimo, raga. Il Bibarel è troppo forte. Devo... ti prego, uccidilo con Fendi Spazio. Ti prego, Dragonite. Sì, bravissimo, brutto colpo, raga. Ora cioè, stiamo cominciando ad avere un po' culo, sinceramente. Calcio basso su Dragonite. Oh my god. Meno male che l'ha fatto su lui. Ci abbassa la velocità. Meno male diventa mummia Machamp. Vai, il prossimo Pokémon sarà. Noi recuperiamo un po' di PS. Virizion. Che cazzo. Ma là ce l'hanno con me, raga. Porca miseria. Pokémon, come ce l'abbiamo messo, Aragorn? Allora, Pokémon. Andiamo, Aragorn. Scambia. Mentre tu... anzi, no, ragazzi, facciamo così. Allora, Dragonite lo devo levare. Dragonite lo devo levare. No, Dragonite lo devo lasciare. Quindi facciamo Borza. Pozione max su Crystal. Mentre Pokémon cambiamo e mandiamo Aragorn. Raga, veramente, dobbiamo fare per forza così. Non possiamo fare altrimenti. Quel Virizion ci darà non pochi problemi adesso. Pozione max... recuperiamo un po' di PS a Crystal. Meno male, raga, ho fatto bene a mettere lui. Orto scuro. Quanto gli leverà? Meno male, poco a lui, va. Madonna. Allora, fai Fendi Spazio su Machamp. E tu fai un bel nitrocarica su Virizion. Ti prego, dai, devi... che palle, però, dai. Fendi Spazio, meno male è morto Machamp, quello che mi dava più problemi per ora. Ora spero che con idrocarica riesca a uccidere questo Virizion. Almeno spero. Quanti ne abbiamo uccisi, ragazzi, di Pokémon? Non lo so. Spero che ce ne abbiano solo uno ancora. Ok, idrocarica. Bravissimo Aragorn. Vai così, vai così. Mazza quanto è lunga sta lotta, raga. Mamma mia. Talpa sale livello 53. Ok, prossimo Pokémon. Fione, ok, Fione, 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 Fione. Fio della merda proprio. Fione. E tu Charizard cambi. Cambi e mandi Ultra Volt per forza. Oddio, spero che non mi uccida questo Fione, non mi uccida Crystal, eh. Cioè, madonna. Stiamo parlando di un Fione. Fendi Spazio, muori, ti prego, devi morire. Ti prego, muori, 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 muori. Sì! Brutto colpo, questo Crystal, raga, tutti sti brutto colpo, what the fuck? Oh, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, questi erano a un livello pazzesco. Cioè, la randomizer così non si può fare, non si può fare.
Magari questo pezzo ve lo accelero un po', per forza. Dobbiamo dare adesso un po' di pozioni a tutti, perché... 1, 2. Sono tutti messi malissimo. 3. Normale che ho fatto allenamento off camera, perché sennò qua morivo, l'ho preso per pozioni, sì, l'avevo presa apposta. Facciamo anche... ce l'ho un cura totale? L'avevo comprato. Cura totale, sì. Su Crista. Su Aragorn. Wow! Mamma mia! Ultra Watt. Vai per primo. Poi non è che mi sono preoccupato più di tanto, eh. Ero più che sicuro di vincere. Ecco. E ora, ragazzi, dobbiamo fare un bel po' di cosette. Dobbiamo di nuovo levare tutte quelle barre, eccetera, eccetera. Questo che vuole? Ah, questo è sempre il nostro amico qua. Va bene. Ah, a proposito, questo piano è il labirinto dei tubi, camminando sopra, bla bla bla. Ok, ragazzi, cerchiamo di saltare più allenatori possibili. Io non ho intenzione di perdere tempo a battere tutti, ma anche no. Quindi cerchiamo di andare, prima di tutto, a prendere gli strumenti. Dopodiché, andare in ogni fottuto piano a... Allora, vediamo un po'. Iniziamo da base, iniziamo da qua, ragazzi. Oddio, raga, ho rischiato, stavolta. Allora, non ho intenzione di batterti, quindi faccio così. Chi ti sei fila? Non ho intenzione di batterti. Allora, così. Che palle. Allora, intanto scendiamo giù, perché sono sicuro che dobbiamo scendere giù. Devo raggiungere quella porta là. Non posso raggiungerla. Bene, qui ora sarà un bel casino. Che palle. Addio, già so, ragazzi, che sclererò non poco. Qua aumento la velocità per forza. Aumento la velocità da ora. Ok, ragazzi, finalmente ho capito come fare. Ho accelerato tutto questo video appunto per non farvi appunto fare questa parte pallosa. Non dovevamo cercare gli interruttori, ma semplicemente trovare degli indizi per aprire la porta. Quindi il primo numero è il 9, ci ha detto, e non è come in bianco, poi in bianco cambia, in nero praticamente tocca trovare i numeri.
Quindi, niente, dobbiamo battere tutti questi allenatori e prendere tutti i fottutissimi numeri. Wow, credo che vi accelererò anche questa parte del video, così che batto tutti e prendo i numeri necessari, perché sennò diventa troppo palloso e vi, appunto, perdete tempo a vedere tutti gli allenatori. Quindi da ora accelererò, via. Thank you.
Ok ragazzi, praticamente ho sconfitto un po' tutti questi allenatori e mi hanno dato veramente consigli utili. Uno ci ha detto proprio adesso che tre dei numeri sono uguali. Calcolando che ci hanno dato tre numeri che sono due numeri che sono 9 e tre sono uguali, dovrebbero essere 3-9. E quella tipa ci ha detto che un numero è lo 0. A questo punto noi abbiamo ottenuto anche la carta magnetica, la inseriamo. Pare che ci vuole una password, vuoi provare a inserirla? Sì. Allora, i numeri ragazzi sono, dovrebbero essere 9. Sì, 9. Poi quella ci ha detto 0. 0 che è il suo numero preferito. E poi 9 e 9. Dovrebbe essere così in teoria. La password non è corretta. A questo punto ragazzi, qual è la password? Riproviamo così allora. Proviamo così. 9 9 0 9. Dovrebbe essere così a questo punto. Vediamo un po'. Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi. È durato troppo, troppo tanto. Nella prossima parte andremo avanti, sconfiggeremo chi dobbiamo sconfiggere. Un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi dispiace avervi fatto perdere appunto tutto questo tempo, ma ragazzi, non potevo farci nulla e dovevo battere per forza tutti gli allenatori. E noi ci vediamo con il prossimo video, che sarà molto più interessante di questo. Ciao ragazzi.